Ciao a tutti amici di Media Shopping, no dai scherzavo, bello a tutti ragazzi, siamo qui oggi nel mio canale per un nuovo episodio di Alan Wake, precisamente il settimo ragazzi, dove dovevamo staccare la corrente, visto che c'era il cancello elettrico per evitare di essere soffritti come un sofficino. Uccidiamo intanto questi qua, questi barboni che camminano in mezzo alla strada di notte, perché si sa. Perché si sa che si sa, lanciamo un po' di luce. Ok. Quasi quasi ne lancio un altro. Così tanto per finirli. Esatto. Poi vediamo un po' il da farsi. Andiamo avanti, ragazzi, e vediamo cosa fare. C'è qualcun altro che vuole un po' di piombo. O in questo caso un po' di luce. Canzone molto inquietante. Dai, saliamo Alan. Riusciamo a prendere le scale? Su, Sofia. Su dai, forza, Dai. Allora, prendiamo un po' di munizioni, bengale e tutto. Stacchiamo la corrente. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Poi andiamo di là in maniera molto veloce. Tieni il fucile a portata in mano, che non si sa mai che venga fuori qualche altro tizio. Ecco. Ma vaffanculo. Grandissimo. Che spettacolo, ragazzi. Cazzo, ma quanti ce ne sono? Porca puttana. Bengala. Facciamoci strada col bengala, ragazzi. Bitch. Oh cazzo. C'è il vagone che si muove. Porca puttana. Via via. Indietro indietro. Occhio. Oh, io ragazzi, io propongo di scappare, perché sennò qua moriamo. Infatti. Infatti. Dai, voglio andarmene. C'è anche il tizio qua. Porca puttana. Quello gigante. Via. Via. Uccido solo quelli davanti a me, poi si corre. Oh cazzo, lo sento che è qua. Oh cazzo, vaffanculo, ma cazzo è? Porca vacca, ragazzi. Propongo la fuga, propongo la fuga. E la smettiamo che sono senza vita. Adesso ragazzi, spreco un po' di colpi e lo uccidiamo, perché mi sta davvero in culo. Ok, ciao bitch. C'è qualcun altro? Paura, non venite su adesso. Entriamo, dai. C'è qualcuno? C'è qualcuno che vuole un po' di piombo? Dai, potete. La Madonna, chi è sto tizio adesso? Tranquillo, non mi dimentico il pranzo a casa, no? Ho anche tanta fame. Dai, quanto ci metti a morire? Sì, sono a cortissimo di munizioni. Ho solo 18 colpi. Con questo 16 e 17. 16. Speriamo di trovarne in giro. Infatti. Perfetto, perfetto. Molto very good, direi. Saliamo. Saliamo. Vaffanculo, l'ho fatto apposta. Dai. Bitch.
Dai, suppress, motherfucker. Che cazzo è? Ma dove cazzo viene sto qua? Pazzi. Pazzi, pazzi. Prezzi pazzi. E in giro non c'è niente. Però c'è la scritta solita, che non cambiano mai. Cioè è sempre lo stesso, è ripetitivo. Il graffitaro che lo fa. Oh, un thermos sulla sedia rossa. Questo è il thermos, ragazzi. Thermos, ti prendo subito. E leggiamo il manoscritto, ragazzi. Alcuni dei posseduti conservavano strascichi del proprio io precedente, ma erano solo manifestazioni nervose di un morto. Rimaneva solo un guscio, ricoperto e riempito di oscurità. In molti casi questi fantocci bastavano alla presenza oscura, ma per obiettivi più complessi, come quello dello scrittore, era diverso. Gli serviva la sua mente, perciò invece di possederlo completamente, si era limitata a toccarlo. Ok ragazzi, andiamo avanti e vediamo che fare. E là c'è niente. Qua si scende. Là c'è un cancello. Qua c'è un'auto distrutta. Molto bello direi. E che è sto rumore? Oh, 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 oh. Stai calmino, eh. Cazzo vuole l'albero? Non lo so io. Pazzo. Pile al massimo. Puoi darmi munizioni piuttosto che pile. Ecco, munizioni. Grazie. Apriamo il cancello, ragazzi. Le granate accecanti non rientravano nell'attrezzatura standard della compagnia elettrica. Ok. Abbiamo altre stordenti barra accecanti barra... barra non so cosa. Attenzione a queste macchie nere che sono stronze. Che sono proprio stronze, ragazzi. Non c'è motivo, sono stronze in principio. Dai, quante ce ne sono, madonna. Sapete che non si spreca il petrolio, ragazzi. So. E io li vedo avvicinarsi. Dietro non ce ne ho, perfetto, aspettiamo che questi arrivino. Dai, dai, dai. Dai che manchi solo tu. Manchi solo tu. Bitch. Però c'era anche un'altra strada, ragazzi, preferisco anche andare a vedere di là se c'è qualcosa. Vediamo che c'è. Tutto chiuso. Perfetto. Sono venuto per il cazzo con un thermos. No, non è niente. Ma benissimo. Sono venuto per il cazzo proprio. La madonna. Schiva? No. Non ha schivato. Che coglione. Ho schiacciato il tasto schivo. Non schivo. Sì, ma la prossima volta non esploro neanche, ragazzi, perché porca puttana. Ok, ne mancano due, ce n'è anche uno grosso. Non so se usare l'accecante. No. Perché i colpi. Ok, via, 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 che sennò qua moriamo. La madonna, che cazzo fai te? Ma che cazzo vuoi? Cosa vuole? Non so io. Andiamo avanti. Qua non c'è un bel niente. Proprio niente. Qua si può salire su questo palo? No. Non si può. Sapete perché? E invece sì, si può, ma non si può passare. Quindi che cazzo serve mettere il palo così? Per disorientare. Ma non è bene. Perché chi non ha la bussola non bussola. E chi non ha la bussola non va a nord né a sud. No, non ha senso, ma
proprio non senso, vabbè. Comunque, vediamo. Vediamo un po'. Di qua c'è il bosco, ma non mi addentrerei più di tanto. E andiamo per di qua invece. Oh, pagina. L'ho vista. Prendiamola. Guardai attraverso le sbarre della cella. Barry era dietro di me, incerto sulle gambe, e sembrava stare male quanto me. L'agente Nightingale era oltre le sbarre con lo sceriffo Breaker. Nightingale aveva in mano una pila di pagine del manoscritto. Sembrava un pazzo quando sibilò: "Beh, ti ho preso, Raymond Chandler. È tutto qui, tutte le prove, compreso il piano per assassinare un agente federale." Bello l'agente Nightingale. Proprio molto affettuoso, molto coccoloso. Sì, infatti. Non vi ha insegnato a tenere sui cestini, che non si inquino. Non l'ha insegnato nessuno? Andiamo su per di qua. Una freccia. Andiamo a vedere se c'è la scorta solita. Qua c'è un ponte che... Oh, il thermos. E il thermos. C'è il thermos, ragazzi. Si fa tutto per il thermos. Ricordatevi, ragazzi, se c'è un thermos vicino a un burrone, voi, a costo di buttarvi giù come appena fatto io, andiamo a recuperare un attimo l'energia. A costo di buttarvi giù, piuttosto prendetelo. Perché può servire per una tazza di caffè. E stare svegli a scrivere un libro. Allora. Dicevamo di andare qua dentro a vedere se c'era qualcosa. Dov'è la cassa? Eccola là. Cosa c'è? Lanciarazzi, solito testo. Solito testo, testo, testo. Ok, granate accecanti mi fanno anche comodo. Comunque non si spreca la Fanta, ragazzi. Infatti per scrivere queste scritte non sprecate la Fanta, perché è una cosa molto utile. E che cazzo, allora l'ho fatta apposta, eh. Ogni volta, oh. Occhio. Occhio che c'è sto tizio. Ok, quello più grosso è andato, rimangono solo i suoi scagnozzetti. Perché gira a caso la visuale? Contento lui. Comunque ragazzi. Comunque. Vi stavo dicendo di non sprecare la Fanta perché, sapete, se un giorno vi trovate in un bosco, fate queste scritte perché... Sapete, magari uno arriva, anche lui, perché ha bevuto un po' di troppo Fanta. E deve vedere le scritte, quindi ragazzi, non sprecatela. Perché potrebbe capitarvi di trovarvi in un bosco con dei vostri amici. Uno tiene il thermos e li nasconde. L'altro le pagine Non di un avevo un libro. vero piano. Avrei dato al rapitore tutte le pagine manoscritte in cambio di Alice. Se non fosse bastato, gli avrei puntato addosso la pistola per farlo parlare. Attenzione, c'è un fucile. Ok, teniamo questo. Comunque, stavo dicendo che un vostro amico tiene le pagine, le strappa e le nasconde. L'altro fa rapitore, eccetera. Così potete giocare anche Alan Wake. Dopo vedremo come finisce perché non so neanch'io. Chissà che ci aspetta. Tipo già ci sono sti coglioni che corrono tutti incappucciati. Capito che volete i soldi, però non è che posso darvi tutti i soldi. Scusa, Se no le pile a litio come me le prendo? Anche te, scusa.
scusa un po'. Là c'è qualcosa. Invece è solo una torcia da accendere. Wow, che bello. Ah, che figo. Quindi se accendiamo tutte le torce, in teoria quando andiamo avanti ci aiutano. I'm grateful. Facciamo il pompa un po'. Soprattutto per quelli grossi, ragazzi. C'è un'altra torcia? Sì, ce ne sono anche un parecchio qua. Là c'è un casale, ragazzi. Proviamo ad andare a vedere se c'è qualcosa. Oh, che cazzo vuole? Oh, che cazzo, ma quanta gente c'è? Oh. Ehi, ehi. Ti ho detto che non ho soldi, la smetti? Ah, non so. Ancora. Poi c'è qualcun altro? Tutto per un thermos? Sì, ragazzi, perché il thermos è importante. Come vi stavo dicendo, ragazzi, è molto importante, ha molti utilizzi. Ad esempio, ha uno scopo nutritivo, che può tenere il caffè. Ha uno scopo di abbellimento, ragazzi, decorativo, che può decorare la vostra casa o anche in un tavolo vuoto come quello, ammuffito e tutto, può decorarlo, ragazzi. O può avere anche uno scopo illustrativo, perché può illustrarvi dove si beve il caffè. Ha molti scopi, ragazzi. Non sottovalutate il thermos, ragazzi. Potrebbe salvarvi la vita. Esce, bitch. Andiamo avanti. Qua non c'è proprio un bel niente. Mi sa che abbiamo sbagliato strada. Abbiamo sbagliato strada, vero? Invece no, di qua si va. Sto razzolando nel buio come un... Chi è che razzola nel buio? Una mucca cieca. E accendiamo subito la torcia, visto che qua ce ne sono un casino. Ok. Sprechiamo colpi, Alan, sprechiamo colpi. Ok, rimane quello grosso, attenzione. Ok, finiti. Perfetto. Allora, punto di controllo. Grandissimo. Che cazzo. La presenza oscura mi precedeva, andava nella mia stessa direzione. Un senso di gelo mi si insinuò nella bocca dello stomaco. Stava andando da Elis. Ok, bello camminare in un cimitero così di notte. Ma tanto è sempre notte, quindi no problem. Intorno al cimitero è cancello. Ma cosa vuole questo? Ancora, questo qua è un po' più, diciamo, veloce, perché ragazzi, lui è un ladro. Non è come gli altri sono barboni, lui è un ladro, ragazzi, quindi bisogna capirlo, deve essere veloce. Anche veloce a prendersi due pallottoli in bocca appena si ferma. Credi di fare il figo, credi di fare il figo di essere tanto veloce. Credi di essere tanto veloce. Bitch. Ok, finiti. Andiamo avanti. Qua c'è un casale, ragazzi. Magari dentro c'è qualcosa di interesting. Pile a litio. Questo è un generatore, usiamolo. C'è un po' più di luce. Ok, punto di controllo raggiunto.
Vediamo, vediamo, vediamo un po'. Cari amici, comprate il nostro thermos. È così spettacolare, può avere molte funzioni. Sì. Torniamo al gioco. Metti pubblicità finito. Perché c'è sto carro che si muove in pendenza. Sapete che non bisogna mettere, bisogna mettere il freno a mano sulle cose in pendenza. Ricordatevelo, ragazzi. Il posto era deserto, una città fantasma. Lo era da decenni, forse da un secolo. Ok, quindi è tutto deserto. Però io guardo lo stesso in giro. Che ci sono più case qua che in tutto il gioco, però nessuna di queste si può entrare. Bellissimo, direi. Perfetto. Ma cazzo. Cazzo, ma chi è? Oh! Che fai, oh? E uno è andato. Altri? C'è qualcun altro? Andiamo avanti per scoprirlo, ragazzi. Di qua si torna indietro, vero? Sì, ma qua magari c'è qualcosa qua dietro. Invece no, non c'è niente qua dentro. Saltando non si può andare, vero? Esatto. Non capisco come fai, perché non puoi saltare dentro? È una cosa no sense. Allora, pagina, pagina, pagina. Leggiamo subito, ragazzi. Nella realtà, le cose non erano mai facili come nella finzione. Mille volte avevo desiderato che ci fosse una spiegazione chiara per il mio blocco creativo, qualcosa contro cui lottare, accanirsi, ma non c'era. Ero pieno di dubbi. Non assomigliavo per niente all'eroe dei miei libri. Alex Casey aveva vissuto con risoluta determinazione, sempre fedele al suo obiettivo. Perfino ora ero arrabbiato con me stesso, con Alice, con Barry. Procedevo a tentoni e non avevo un piano. Ok, attraversa la città fantasma, va bene. Tra poco l'avremmo attraversata, visto che vabbè, non mi interessa quello che c'è scritto. Di là si va da qualche parte, non credo. A occhio. Occhio e croce. Di giù. Dove eravamo arrivati, da dove siamo arrivati. Vediamo un po', ragazzi. Di qua, di qua. Oh, forse la si va dentro, da dietro, ragazzi. Thermos. Andiamo subito a capofitto sul thermos. Vedete, Alan è uno che spesso compra da Media Shopping. Infatti, vedete, ragazzi, ha una collezione proprio di thermos. Completa di. Ha ben 400 thermos a casa. Uno per ogni occasione speciale, ad esempio uno per andare via la notte, uno per quando va via la notte e c'è nebbia, uno per quando va via la notte e c'è il sole. Come fa a esserci il sole di notte? Sì, può esserci, dipende su che pianeta sei. E che cazzo è? Mi stai pigliando il culo. Ok, uno credo sia andato. Ok, uno è andato. Altro? Ma vaffanculo. Ricarichiamo, tanto sono facili, basta restiamo qua dietro il palo. Ha! Ha, sfigato. Ok. Che cazzo però. Dietro il palo non dovrebbero colpirmi. E invece mi colpiscono. Quello chiamo. Ok. È meglio usare un flashbang. Ok. Finiti tutti? Sembra esci. Tanto non mi corrono dietro, quindi no problem. Andiamo avanti. Vediamo dove ci conduce. Che cazzo è? Ma quanta gente c'è là? Sì, il treno mi tirano dietro adesso.
Ora che ti denuncia la polizia, oh. So tirare dietro i treni adesso, le cabine, i bagni, la PlayStation 4, non è che puoi tirare dietro chissà cosa. Dai, che cosa, ma come niente proprio. Là, finiti. Altro obiettivo, grandissimo. 10 obiettivi in questa partita, no, dai. Un po' meno, tipo 9. Abbiamo raccolto una chiave, chissà cosa ci servirà una chiave. Non so, magari mi danno anche un portachiavi e così potremo. Un thermos, come vedete, Alan trova sempre thermos. Una chiave magari ci aiuta per il nostro portachiavi che ci hanno dato in omaggio da Media Shopping, perché è ancora vuoto. Quindi possiamo utilizzarlo per quello. Ok. Anche la TV. Non riesco a fare niente che non sia scrivere. Mi sento malato. Sono riuscito a scendere le scale. C'è una scatola con dei libri e degli scritti di Thomas Zane. È difficile concentrarmi, ma sono riuscito a leggere qualcosa. È un poeta, uno bravo. Scrive di muse e creatori che evocano cose meravigliose da un lago magico. Usa il suo potere per plasmare il mondo. Scrive di un regno di dei e sogni e di demoni, di creature oscure che attendono con ansia di indossare la carne degli uomini. Zane scrive di sé, della sua ragazza posseduta da una presenza oscura, di una crescente paura del lago. Zane è convinto che sia specchio del nulla oscuro che lo sovrasta, che c'è lì una presenza lovecraftiana. Sono tornato di sopra. Mi ispirerò alle sue storie. Sembrano vere. Sembrano adatte. Ok, ragazzi, ok. Fucile da caccia. Lo prendiamo o no? Lo prendiamo o no? Cosa facciamo? Che famo? Sono indeciso. Magari teniamo quello pompo, quello da caccia. Quello pompa più colpi di quella caccia. Però quella caccia ha una gittata, una portata superiore, quindi teniamo quella caccia che magari ci sono gli uccelli e magari vaffanculo. E magari ci sono gli uccelli, ragazzi, che possiamo sparargli. Quindi consiglio fucile a caccia. Allora, saliamo. Saliamo anche per di qua su questa salita. Attenzione, qua c'è. Il rapitore mi aveva mandato un SMS. Il messaggio era pieno di errori di ortografia e insulti. Mi diceva di muovermi. Ok. Abbiamo capito che il rapitore non sa scrivere. Cerchiamo di muoverci il prima possibile, guardando anche un po' in giro, in maniera molto approssimativa e molto vaga. Perché vagare, meglio che andare di notte nel buio, non lo so. Vediamo cosa c'è qua. C'è qualcosa. Un sentiero. E uccelli di merda. Prepariamoci già con la pistola lanciarazzi. In caso vengano a rompere. Venite qua un attimo prima che passi il ponte, magari. Che dopo magari mi buttate giù. Cerchiamo di farlo veloce, ragazzi. Saltiamo anche. Così lo facciamo anche più veloce. Perché se vengono proprio. Ecco. Spero io. Ascolta. Vaffanculo. Allora. Però siamo veloce, come ho detto prima, ragazzi, per quel motivo là. Oh, che cazzo, cade il ponte adesso, ma vaffanculo. Via. Via, oh cazzo. Cerchiamo di muoversi. Scendiamo.
Ok, scendiamo. Dietro non c'è niente, quindi scendiamo. Che sfiga però, Cazzo. Porca vacca, in miniera. Non mi è mai piaciuta la miniera, ragazzi. Una carriola, possiamo utilizzarla? No. Non mi è piaciuta la miniera, è molto inquietante. Sinceramente, se giochi horror, non mi è mai ispirato quest'aria un po' sporca, con scura, nebbiosa, impolverata. Quindi crea molto un po' di suspense, barra tensione. Chi è che chiama, scusa? La luce. È la luce che chiama. Non so, chi è che chiama? Tu che stai chiamando, puoi rispondere? Sembra Alice, ragazzi, però non sono sicuro. Forse, ragazzi, sarà la fine. Non lo so. Andiamo un po', andiamo avanti per di qua. Prendiamo la pagina manoscritto, ragazzi. Persino dietro la porta chiusa e le tende tirate della sua sudicia stanza al Majestic, il motel locale, Nightingale sentiva gli occhi degli abitanti su di lui e la pressione costante del loro giudizio. Si impose di non pensarci. Per quel che ne sapeva, potevano già essere sotto il controllo di Wake. Fai quello che devi per finire il lavoro. Cercò conforto nella bottiglia e pensò: fa che risolva questa situazione. Ok, ragazzi, andiamo avanti, che fra poco chiudiamo anche il video, visto che è una mezz'oretta abbondante. E vediamo un po'. Cazzo, e adesso come usciamo? E adesso come si esce? Che si fa? Per fortuna che mi sono spostato là, guarda. Che se mi vieni alle spalle, guarda, non sapevo che farti, guarda. Occhio, ci stanno circondando, ragazzi. Problematica la cosa. Facci la caccia subito. Madonna, smetti di venirmi dietro, madonna. Sono cose impossibili. Ancora. Con sti tomahawk ce li avete infiniti, cazzo. Schiviamo almeno uno. Ancora. Ma vaffanculo. Ok. Ultimo. Last one. Ecco. Sprechiamo anche colpi. E già ne abbiamo tanti, infatti. Scendiamo per di qua, ragazzi. Vediamo dove ci porta. Ragazzi, altro thermos. Anche in miniera ci sono i thermos, ragazzi. Quindi se andate in escursione, guardate in miniera se ci sono i thermos. Che famo. Dobbiamo uscire dalla miniera d'argento. Beh, d'argento. Prendi qualcosa, Alan. Dai, dopo la riveniamo. Ci compriamo i thermos. Ci compriamo un po' di pile, un po' di torce, un po' di penne per le pagine. Che cavolo, bisogna andare proprio là. Porca troia. Sì, di qua è chiuso. Bello. Bellissimo, Alan, bellissimo. Dovevo risalire il pozzo della miniera per continuare. Forse i macchinari mi avrebbero aiutato. Sì, ma io mi ricordo delle scene in Silent Hill che è così e non è affatto piacevole, ragazzi. Quindi cerchiamo di farlo un po' più veloce del solito, questa parte. Ok, così un po' più giù. Perfetto. Così che sennò evitiamo. Ok, perfetto. Saltiamo. Vediamo sulla scala, ragazzi. Usiamo il robo. Alziamo. Ma scusa, devo per forza tenerlo così? E dove mi conduce? Perché devo andare di là? Vabbè. Seguiamo quello che dice Alan, ragazzi, e
Facciamo così allora. Cosa devo dirti? Allora, ci sono due strade, una di qua e una di là. Allora, credo che quella muoia là, quindi andiamo subito a vedere sopra di qua. E in caso dopo scendiamo. Qua mi sa che dobbiamo passare per andare di là. Quindi ci serve il macchinario, cioè il telecomando, per alzare la roba che sarà di qua. Allora, in teoria, seguendo questo ragionamento logico, infatti, alziamo. Così, credo. No, un po' più giù. Così. Perfetto. No, perché se è troppo alto dopo non riusciamo a salire. E son cazzi perché dobbiamo ricominciare tutto all'inizio. Allora, dai. Salta Alan. Grande. Io salto sempre alla fine perché ho paura che di sotto non ci sia niente. Saliamo sul... No, calciare la scala. Calciare la scala. Forse perché dobbiamo spostare il telecomando. Cioè il... quelle travi dove dobbiamo passare, insomma. Dall'altra parte. Adesso vediamo se la mia ipotesi è giusta. Credo di sì. Siamo un po' più giù. Così dai, può andare. Allora. Dai Ala, che dopo appena siamo usciti ci salutiamo. Ci vediamo in un prossimo video. Tanto vi ricordo sempre ragazzi di lasciare un bel mi piace, un bel commento qui sotto al video e di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Di passare per la mia pagina Facebook per restare aggiornati sulle mie ultime news, foto, video, eccetera. E tutto qua, ragazzi. Invitate i vostri amici. Calciamo la porta, la buttiamo giù proprio in maniera molto rozza e dura. E dove si va? Giù o su? Propongo andare su e dopo scendiamo. Magari scendiamo nel prossimo episodio. Tanto saliamo. Ho detto scendiamo. Bello. Bello. Sapevo io. Sapevo io, ragazzi, che era meglio salire. Ma quanti uccelli ci sono, porca puttana? Ok. Bengala. Che cazzo. Ma vaffanculo, va. Lasciate chiudere l'episodio fatto bene senza attaccarmi sempre, porca troia. Saliamo e ci salutiamo da sopra la cima, proprio. Leggiamo la pagina e dopo vi saluto. I lampi balenavano oltre le finestre della residenza Cauldron Lake. Thor Henderson rideva, il martello d'acciaio alzato sopra la testa. L'infermiera Sinclair cercava di calmarlo senza riuscirci. Thor, con un sorriso da folle, urlò: «Il mio martello è elevato! Beccati questo colpetto da Mjolnir, sgualdrina!» E lo scagliò sulla testa di Sinclair con tutte le sue forze. «Siamo di nuovo in tournée, tesoro!» Ok ragazzi, allora per oggi è tutto qui da Alan Wake. Settimo episodio è tutto. Bella ragazzi, da Nico Startrici. Bella!